Gran parte della fauna è elusiva e escogita sistemi particolari per non esporsi ai pericoli e ai predatori. Ha spesso timori dell'uomo e abitudini crepuscolari. Risulta quindi difficile osservare gli animali selvatici in natura. Possiamo però capire quali animali popolano un determinato territorio osservando le tracce e i segni di presenza, come i resti dei pasti, nidi e tane, penne e piume, oppure ascoltando il canto degli uccelli nascosti tra le foglie e la vegetazione. O i versi delle rane. Conoscere quali e quanti animali ci sono in un territorio è importante ai fini conservazionistici, per poterli tutelare e per proteggere l'ambiente in cui vivono. Nei monitoraggi faunistici, le tracce, i segni di presenza, ma anche i canti e i versi, sono informazioni utili ai fini di censire la popolazione di animali presenti. Tra le tracce vi sono i resti dei pasti e delle predazioni, come i gusci delle nocciole, rosicchiati da scoiattoli, topi selvatici, le pigne aperte dai picchi, dagli scoiattoli oppure dai topi, le spiumate sono i resti di predazione su uccelli ed analizzandole si può comprendere quale tipo di predatore sia l'artefice. Se il rachide è morsicato, spezzato nettamente, sarà con ogni probabilità opera di un mammifero, ad esempio un canide, mentre se il rachide è strappato si tratterà molto probabilmente di un rapace. Altre tracce sono costituite dalle borre, che sono delle pallottole costituite dai resti indigeriti degli uccelli. Tutti gli uccelli fanno le borre, ma in particolare quelli di grandi dimensioni ne fanno di grandi e più facilmente riconoscibili. La forma e dimensione della borra, oltre alla tipologia ambientale in cui si rinviene, ci permette di riconoscere chi sia l'uccello che l'ha prodotta. Inoltre, l'analisi del contenuto delle borre ci dà informazioni indirettamente su quali siano gli altri animali, le prede, presenti, ad esempio mammiferi, micromammiferi, uccelli, insetti, eccetera. Vi sono poi le impronte e le piste, osservabili soprattutto sul fango o sulla neve, oppure la presenza di tane, di nidi e ancora le cosiddette fatte, cioè gli escrementi, che sono indizi certi della presenza di un animale. Durante un'escursione si possono poi rinvenire crani, resti di scheletro, penne, piume, gusci d'uovo, che possiamo tentare di identificare con l'uso di una guida. Quando andiamo in natura, nei campi e boschi, sapremo apprezzare i ritrovamenti che ci regalano tante informazioni e storie di vita selvatica. Ricordiamoci di tenere sempre occhi e orecchie ben aperti. Portiamo con noi un binocolo, una macchina fotografica per fotografare i reperti trovati, che poi potremo comodamente identificare a casa. E per chi senta l'attrazione verso la ricerca naturalistica, di carattere esplorativo, di campo, magari un contenitore, un sacchetto per raccogliere i reperti e creare poi una collezione personale o a scopo divulgativo.